per contribuire allo sviluppo e alla riduzione della povertà in America centrale. Cercherò di andare più sinteticamente nella, nelle parti successive. La parte terza lei riguarda... Porta lei ha ancora 40 secondi, io posso dare un po' di tolleranza. Lei può comunque beh, poi consegnare, consegno... è già autorizzato a consegnare con questa ultima indicazione. L'accordo, Presidente, ha sollevato non poche polemiche in taluni settori dell'opinione pubblica centroamericana e non vi è dubbio che occorrerà attendere qualche anno per vedere quali frutti cresceranno grazie alle prospettive aperte dell'accordo stesso, anche se già da oggi è possibile cogliere la forte volontà delle classi democratiche di questi Paesi di raggiungere una coesione ed una integrazione che fino ad alcuni anni, decenni fa non era immaginabile una coesione raggiunta attraverso la mediazione del Parlamento centroamericano il cui ruolo sottolinea come i paesi centroamericani abbiano di fatto raggiunto una nuova fase del loro processo di integrazione un processo che ha di fronte a sé ancora molta strada ma che sicuramente potrà adesso avvalersi di questo nuovo quadro giuridico internazionale di collaborazione e di scambio grazie grazie a consegnare a facoltà il rappresentante del governo che però si riserva e quindi non essendovi iscritti a parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali avvertendo che non si darà luogo alle repliche. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Passiamo alla discussione del disegno di legge di ratifica già approvato dal Senato numero 3300, ratifica ed esecuzione dell'accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese con allegati firmati a Pechino il 4 luglio 2005. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, avverto che la commissione affari esteri si intende autorizzata a riferire oralmente a facoltà di intervenire la relatrice onorevole Carrozza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, l'accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, sottoscritto a Pechino il 4 luglio 2005, disciplina la corrispondenza di livello dei titoli accademici dei due Paesi. Ad